Benvenuti sul mio canale, io sono la fatta tuttofare ed oggi vi presento uno scialle dalla forma davvero singolare. Mi avete chiesto infatti se era possibile avere uno scialle non a punta e ho deciso di accontentarvi. Vi lascio all'occorrente e poi al tutorial. Per questo progetto ho scelto uno dei miei filati preferiti, in realtà non c'è un filo perfetto per questo lavoro. Qualsiasi prodotto di vostro gradimento potrà essere utilizzato passando dai fili in tintonita per quelli sfumati. Il prodotto che intanto ho scelto è il Gloria, un prodotto Tessiland, la variante colore panna. Ovviamente sulle cartine trovate tutti i riferimenti per ferri, uncinetto e manutenzione del prodotto. Vi dico subito la composizione. Parliamo di un 20% di baby alpaca, 60 poliammide e 20 acrilico. Per quello che riguarda invece la resa del prodotto, che è molto buona, 50 grammi, 150 metri. Per quello che riguarda l'uncinetto di lavorazione, ho scelto una lavorazione morbida. Più è morbida, più secondo me renderà. Pertanto l'uncinetto da scegliere potrà essere 4,5, 5 o 5,5, a seconda della mano. Partiamo subito dalla forma di questo scialle prima di vedere come si realizza. È uno scialle dalla forma molto particolare, non ve la so descrivere perché non è un trapezio, non è un boomerang, è una forma particolare. E questo scialle nasce come risposta ad una vostra domanda. La domanda era: ma lo scialle deve essere per forza triangolare? Non è detto. Può avere una forma, per esempio, a semicerchio, una mezzaluna. In questo caso ho elaborato una forma dove gli aumenti sono 4 invece che 3, quindi con 3 aumenti diamo la forma triangolare, perché per fare dritta la base del triangolo l'aumento va posizionato in partenza, al centro e all'arrivo. In questo caso invece abbiamo partenza, 2 aumenti e l'arrivo. In questo caso quindi diventano 4 anziché 3 e questo conferisce questa forma così particolare al pezzo. Ho scelto nuovamente il punto V perché vi è piaciuto tanto, è semplice da lavorare, quindi dà meno adito ad errori. Soprattutto avete la possibilità di scegliere un'infinità di prodotti diversi. E se avete da smaltire dei filati, sapete che il punto V dà un effetto tipo missoni, per cui potreste cambiare colore in tutte le righe o con gli intervalli che preferite per avere davvero una lettura molto originale e particolare di questo scialle. Io rimango con la tinta unita per darvi una maggiore visibilità del punto, nonostante il colore molto chiaro, e adesso vediamo subito come si realizza. Questa è la partenza, questi sono gli aumenti che ho caricato, la parte centrale cresce meno rispetto ai lati, quindi la sciarpa in questo caso sarà molto più facile da arrotolare. Quindi scegliete il filo che vi piace o i colori che vi piacciono, scegliete l'uncinetto adatto e partiamo. Partiamo andando a realizzare un anello magico. Entriamo con il nostro uncinetto, nel mio caso uncinetto numero 5, prendiamo il filo e poniamo l'anello davanti a noi. Vado a realizzare 1, 2 e 3 catenelle che fungono da maglia alta. Poi aggiungo la quarta che coincide con la catenella di separazione. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro nell'anello magico, lavoro la maglia alta, quindi catenella di separazione, di nuovo filo sull'uncinetto, entro, lavoro la mia maglia alta e faccio la catenella di separazione, chiudo con un'altra maglia alta. Quindi all'interno dell'anello magico abbiamo inserito 1, 2, 3 e 4 maglie alte separate da una catenella, quindi abbiamo 3 catenelle, 4 maglie alte. Vado a stringere il mio anello magico. Vi ricordo un passaggio fondamentale: il filo non può essere tagliato adesso perché l'anello si potrebbe riaprire. In qualsiasi momento della lavorazione, quando ne avete voglia, prenderete un ago e farete ripassare il filo più volte all'interno dei punti caricati prima di tagliarlo. In questo modo sarete certe che il vostro anello magico non si andrà a disfare. Detto questo, iniziamo lavorando. 1,
2 e 3 catenelle, volto il lavoro e alla base dello stesso punto mi vado ad inserire con un'altra maglia alta. Quindi sul primo punto alto lavoro 2 maglie alte. Faccio la catenella di separazione, vado nel secondo punto alto e anche qui lavoro 2 maglie alte. Quindi cominciamo ad impostare la nostra lavorazione dei punti V. Faccio di nuovo la catenella di separazione, riprendo il filo sull'uncinetto, entro anche sulla terza maglia e ripeto nuovamente 2 maglie alte. Faccio la catenella, quindi anche nell'ultimo punto vado a lavorare 2 maglie alte. Quindi per ogni punto alto sottostante abbiamo lavorato una coppia, quindi abbiamo 4 coppie di maglie alte. Iniziamo la lavorazione vera e propria. Andiamo a cominciare con 3 catenelle e voltiamo il lavoro. Questo è un punto V, pertanto vado subito ad entrare nel punto V e vado a lavorare un altro punto V. Adesso, nello spazio praticamente di questa catenella, vado ad inserire l'aumento. L'aumento in questo caso sarà composto da una sequenza di 3 punti alti. Ora io vi metto comunque un marcapunti, anche se non ha molto senso probabilmente, però almeno potete vedere dove si trova l'aumento. Quindi filo sull'uncinetto, qui avete un punto V, entrate e lavorate il vostro punto V. Quindi di nuovo lavoro un punto V nel punto V successivo e quindi vado ad inserirmi di nuovo con l'aumento in questo spazio. Ripeto, 3 maglie alte. E vi vado a riposizionare il marker solo per ricordarvi che anche questo è un aumento. Quindi vado a chiudere sempre con un punto V nell'ultimo V e poi aggiungo la maglia alta, che potrebbe diventare allungata se il lavoro si chiude in modo eccessivo. E questa è la vostra partenza. Quindi ricordiamoci i primi giri che sono i più importanti, perché da questo momento in poi il lavoro si semplifica e se avete già lavorato l'altro scialle col punto V saprete benissimo che è una lavorazione semplice dove gli aumenti si sviluppano in 2 righe di lavorazione. Questo è il primo aumento e adesso vi faccio vedere qual è il secondo. Quindi all'interno dell'anello magico io ho lavorato 4 punti alti separati da una catenella. E nel giro successivo ho lavorato un punto V per ogni maglia alta, sempre utilizzando una catenella di separazione. Quindi avevo 4 punti V. Nella riga successiva che abbiamo appena realizzato, mi sono avviata con un punto alto e ho lavorato il V sul primo V. Nello spazio successivo ho inserito 3 maglie alte, poi ho fatto 2 V consecutivi, ho inserito l'aumento, di nuovo un V e un punto alto. Adesso ricominciamo, cominciando tra l'altro ad inserire gli aumenti in partenza e in chiusura. Quindi vado a ricominciare sempre con 3 catenelle, volto il lavoro, vedete qui avete un punto alto seguito da un punto V. Per fare l'aumento cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere un punto V tra la maglia alta e il primo V, quindi nel primo spazio utile. Quindi qui in questo spazio entro e lavoro un V. Questo è di fatto un aumento. Sul V lavoro il V, entro e lavoro di nuovo 2 maglie alte. Ok, adesso come vedete ho il marcapunti. Che cosa mi indica il marcapunti? L'aumento, cioè le 3 maglie alte lavorate nella riga sottostante. Elimino il marcapunti. E praticamente cosa ci interessano? Di queste 3 maglie alte ci interessano gli spazi posizionati tra la prima e la seconda e tra la seconda e la terza maglia. Quindi entro
tra la prima e la seconda maglia nello spazio e faccio un punto V, quindi due maglie alte. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e vado tra la seconda e la terza maglia dove ripeto nuovamente un punto V. E questo è il nostro aumento. Praticamente sulle 3 maglie alte sottostanti lavoro punto V, 3 catenelle, punto V. Quindi V sul V, vado, vedete, avete un altro punto V, ripeto anche qui 2 maglie alte, e il marker vi dice che siamo di nuovo all'aumento. Quindi cosa ci interessano sono gli spazi. Elimino il marcapunti, vedete? Entro tra la prima e la seconda maglia e lavoro il V e aggiungo poi le catenelle di separazione, che sono 3, e poi vado di nuovo a lavorare un V tra la seconda e la terza maglia alta. Quindi ho un altro punto V prima di completare, quindi lavoro il V e quindi che cosa facciamo adesso? Vedete che avete solo un punto alto avanzato. Dobbiamo prima lavorare il V e dopo il punto alto, quindi lavorare l'aumento anche in chiusura. Quindi dopo il punto V avete lo spazio, lavorate prima il punto V e poi la maglia allungata. E come vedete, lo scialle ha preso la sua forma a trapezio. Non c'è alcun bisogno di posizionare nuovamente marker perché, come vedete, gli aumenti si vedono, però nel caso abbiate qualsiasi dubbio, quando andate a fare le 3 catenelle, andate a riposizionare il vostro marker così che non avete problemi. Quindi adesso cosa facciamo? Noi abbiamo un punto V e una maglia alta in chiusura. Dobbiamo lavorare l'aumento. Quindi vi dovete ricordare di caricare 3 catenelle, di voltare il lavoro e di inserire il vostro aumento, cioè un punto V aggiuntivo, subito dopo la maglia alta, prima degli altri punti V. Questo è il vostro aumento. Una volta fatto l'aumento, lavorerete quello che avete a disposizione. Sul primo V lavoro un punto V, quindi una e due maglie alte. Vado nel V successivo, entro al centro delle due maglie alte, ripeto due maglie alte. E poi ho un altro punto V, entro e ripeto due maglie alte. Una e due. Poi, come vedete, c'è il marker che va ad evidenziare le 3 catenelle di separazione che abbiamo inserito prima. Quindi riprendo il filo sull'uncinetto e lavoro l'aumento di 2 righe fa, quindi solo 3 maglie alte. Una, due e tre. Quindi, se questo gruppo di 3 maglie non siete in grado di distinguerlo, rimettete il marcapunti. E continuate a lavorare i punti V sui punti V, come si presentano. Il lavoro cresce perché comunque inseriamo 4 aumenti per ogni riga di lavorazione. E man mano vedrete che prende questa particolare forma che nasce come trapezio e poi cambia ulteriormente. Vedete, per ogni punto V che si presenta, lavorate il punto V e quando siete nello spazio delle 3 catenelle inserite 3 punti alti. Quindi eventualmente risistemate il marker. Su una maglia qualsiasi, tanto poi sappiamo come procedere e quindi continuo a lavorare i punti V sui punti V. Vedete, questo è il vostro ultimo punto.
quindi lavoro due maglie sulle due maglie sottostanti e poi aggiungo l'aumento nello spazio tra il punto V e la maglia alta. Quindi entro, lavoro un altro V, questo è l'aumento, e poi lavoro una maglia alta allungata. E procediamo ricominciando la riga successiva con 3 catenelle, voltiamo il lavoro, dopo la maglia alta inserisco l'aumento, quindi un punto V e poi procedo lavorando un punto V per ogni V successivo. Vedete? Il punto V si riconosce perché le maglie alte si originano nello stesso punto, quindi non vi viene di posizionare sicuramente il V tra i V, ma solo al centro dei V sottostanti. Quindi per ogni V che avete lavorate un punto V e procedete fino al prossimo aumento. Punto V su punto V. Ed eccoci all'aumento che è composto da 3 maglie alte. Di nuovo andiamo a lavorare negli spazi, quindi faccio il punto V tra la prima e la seconda maglia, poi aggiungo 3 catenelle di separazione che potete marcare e poi tra la seconda e la terza maglia ripeto un punto V. Quindi in pratica l'aumento si sviluppa in due righe successive. In una andiamo a lavorare 3 maglie alte, nella successiva lavoriamo punto V, 3 catenelle, punto V sulle 3 maglie alte sottostanti, 3 maglie alte che verranno ripetute qui nel giro successivo nello spazio delle 3 catenelle. Per il resto andiamo semplicemente a lavorare punti V su punti V. In questo modo potrete crescere il vostro scialle portandolo alla misura desiderata. Poi giù nel box informazione insieme al quantitativo di prodotto utilizzato vi andrete ad attestare tra i 3 e i 4 gomitoli a seconda di quanto grande vorrete lo scialle, vi vado ad inserire l'altro scialle lavorato con questo punto. Quindi continuo lavorando i punti V sui punti V fino ad arrivare al prossimo aumento. Punto V su punto V. Questo scialle può essere lavorato anche solo a punto alto, eh? Poi magari se l'argomento vi interessa lo possiamo replicare con una variante. E adesso siamo, come vedete, sull'aumento. Tolgo il marker, individuo gli spazi tra le maglie e vado a lavorare. Punto V nel primo spazio, 3 catenelle di separazione. Punto V nello spazio successivo. E quindi proseguo lavorando i V sui V e l'aumento in chiusura. Lo scialle cresce molto velocemente perché una volta impostato il lavoro del punto V è proprio semplice. Tanto l'aumento, come avete visto, si sviluppa in due righe. I punti V vi segnano esattamente il punto dove accedere, per cui non c'è dubbio sui punti da inserire. Vi dovete sempre ricordare di inserire l'aumento in partenza e in chiusura. Dopo l'ultimo punto V, cioè la maglia alta, vi inserirete nello spazio della maglia alta e prima lavorate il V e poi aggiungete il punto alto allungato. E procedendo in questa maniera potrete dare forma a questo scialle così particolare. Quindi gli aumenti sono 4, l'aumento in partenza, i due aumenti posti in alto e l'aumento in chiusura. Questa è la forma particolare. E vi ricordo che gli aumenti sono lavorati in due modi differenti. In una riga si lavorano 3 maglie alte, e in una riga si lavora un punto V, 3 catenelle e di nuovo un punto V. Così facendo potrete procedere allargando lo scialle secondo il vostro gusto. Procedendo con i nostri 4 semplicissimi aumenti, andiamo a dare forma a questo scialle. Io l'ho terminato con 4 gomitoli.
Questo filo è morbidissimo, dunque sarà davvero piacevole indossare questo pezzo. Io non so come misurarvelo. Allora, vi posso misurare intanto l'altezza, non nella diagonale dell'aumento, ma proprio nell'altezza che va dal cerchio magico al bordo superiore. Quindi da questo punto fino al margine in alto abbiamo circa 42 centimetri. Vi misuro comunque la diagonale, potrebbe esservi utile anche questo tipo di misurazione. Qui invece i centimetri sono 50, mentre dal cerchio magico a uno dei due angoli, quindi da questo punto all'angolo opposto, i centimetri sono 70. Questo significa che 7 e 7 fanno 14, ho 140 centimetri sul lato, ma vi faccio notare che il lato non è lungo, ma ha questo taglio più arrotondato, diciamo a ferro di cavallo. Quindi anatomicamente, arrotolare questa sciarpa come facciamo con gli scialli triangolari e posizionarli intorno al collo sarà altrettanto semplice, quindi avremo le punte che vengono in avanti esattamente come nello scialle triangolare, con la differenza che davanti avremo una forma arrotondata e non appuntita. Per capire meglio il modello ve lo mostro indossato. E quindi lo vediamo indossato, in questo modo ci rendiamo meglio conto della forma. Mi sono allontanata abbastanza ed ecco la forma che abbiamo dato a questo scialle. Mi avete chiesto uno scialle non triangolare, questo non lo è. Ha questa forma diversa dal solito, abbastanza grande, come avete visto abbiamo ampiamente 140 centimetri diciamo sulla base, calcolando poi anche l'estensione del lavoro ad uncinetto, è veramente grande. Quindi se si tratta di uno scialle significa che come tale lo possiamo indossare, quindi lo possiamo appoggiare in modo classico e tradizionale. Tra l'altro ho lo specchio qui che vi fa vedere anche il retro, ma chiaramente posso girarmi anche io per mostrarvi la parte posteriore. Ovviamente lo potete utilizzare anche nel così bloccandolo in qualche modo o fissandolo con una spilla. Pensate alle festività, al periodo di Natale, alle camicette più leggere, magari vi può essere utile come capo da tenere sulle spalle, perché è voluminoso chiaramente, però non vi piace magari la punta classica e questo modello vi fa sembrare meno antico, se vogliamo, il modello, insomma. Quindi se mi avete chiesto un modello senza punta, una ragione ci sarà. Quindi con una bella spilla qui tenete al caldo le spalle, però avete sempre un pezzo particolare. Io poi ovviamente ne ho sempre la lettura, quella mia classica, tradizionale, immancabile, perché sapete che io le sciarpe convenzionali non le metto tanto facilmente, quindi la vado ad indossare come fosse uno scialle triangolare classico. Quindi si va un po' a ripiegare il bordo in alto, si vanno ad arrotolare le punte, ok, in questo modo, si va a rimodellare chiaramente perché un minimo di cura nell'indosso delle cose va sempre utilizzata, ed ecco che abbiamo comunque il nostro scialle senza la punta, quindi abbiamo un indosso classico senza però l'utilizzo della punta, senza la formazione diciamo della punta, con le punte che possono essere lasciate sopra o posizionate in altro modo. Quindi diciamo che una volta che avete dato una bella forma allo scialle, vi mettete il tempo che serve per dargli la forma giusta, le punte le potete ripiegare in alto o le potete bloccare sempre tramite spilla, in questo modo avete un bel volume e una forma non del tutto definita, potete addirittura bloccarle al di sotto, ma ovviamente possiamo fare di meglio nel cercare un indosso che renda diciamo un po' di giustizia a questo pezzo. Quindi lo vado a ripiegare un po' meglio, ok, per dargli più la forma a sciarpa. Quindi come sempre poi vedete potete anche ripiegarlo al punto di farla sparire la punta, ok,
E quindi avere questi due lati, uno più lungo, uno più corto. Insomma, come sempre, la possibilità di reinterpretare i progetti, le possibilità sono sempre molteplici, dipende molto dal nostro stile, dipende anche dal capo sul quale un pezzo del genere va messo, perché magari la punta lasciata più morbida vi può risultare comoda quando avete un cappotto aperto e dovete coprire questa parte. Sia per un discorso di calore, sia perché magari quello che avete sotto non si abbina con il cappotto. Quando invece quello che volete è una sciarpa avvolgente, la arrotolate una volta in più e questo è il risultato dell'indosso. Se questa non è una sciarpa calda, ditemi voi, ed è comunque comodissima perché non si srotola. Le punte le potete sempre legare, le potete bloccare con una spilla, le potete mettere al di sotto ed ecco che avete un collo, quindi un ulteriore modo di diciamo reinterpretare il progetto evitando la punta classica, insomma, dello scialle. Spero con questo progetto di avervi fatto cosa gradita e di avervi soprattutto dato un altro spunto per i vostri regali di Natale handmade. Fatemelo sapere nei commenti, io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie per avermi seguito e alla prossima. Ciao!